Spesso, non ho paura a dirlo, i finanziamenti che si sono presi solo ed esclusivamente per avere il discorso, Camino ha preso il finanziamento per fare la strada, per fare la piazza. Ma che cosa serve la strada e la piazza se non ci sono persone che ne usufruiscono? Per buttare soldi. Questo è lo sperpero dei denari. Cioè io ora, quest'anno, per fare la mensa Quindi mi scolastica... sta dicendo che la mensa, la struttura che si andrà a realizzare a mensa sarà uno sperpero? Per Camini no, io No, in generale ma noi dobbiamo parlare della... parlo in No, generale, no, parlo in noi... generale perché ci sono tanti comuni come nell'area interna che sono sofferenti, non hanno più, forse non hanno più neanche le Ma scuole. noi ci stiamo soffermando su una comunità, l'ha detto lei prima, che nel tempo è cresciuta. È cresciuta, ma è... Allora, se è cresciuta, a questa comunità vanno dati dei servizi di È civiltà. Questi normale. servizi di civiltà lo Stato li Certo, contribuisce, prendiamo atto, non è che certo, possiamo sempre certo. lamentarci anche quando non esiste No, no, ragione no, di no, no, lamentarsi. Lo no, Stato ha dato la giusta la giusta attenzione. attenzione, Non però... solo, dobbiamo dirlo, il PNRR non è un finanziamento che l'Europa eroga così. Una quota è fondo perduto, ma una quota è un indebitamento che lo Gliela dobbiamo Stato ha restituire, fatto e gliela dobbiamo dobbiamo restituire. restituire, la Ora, se dobbiamo... noi abbiamo nel tempo, e parliamo anche del regime di autonomia differenziata, parliamo di distensione storica, e c'è stata, parliamo di mancanza di lungimiranza, e c'è stata nel passato. Nel momento in cui questa scelta viene fatta, siamo tutti convinti che questa è una scelta di percorso indispensabile e noi non corrispondiamo alle nostre responsabilità, quello che sono le nostre responsabilità, è chiaro che tutto diventa cattedrale nel deserto. Per quello Bene. io volevo porre l'attenzione, occhio che non sia così, poi Certo. certamente poi non è che è solo il discorso, ci sono tanti altri fattori intorno che ruotano, dalla viabilità ai trasporti, alla Vabbè, ma sanità, limitiamoci, se no il discorso non ne usciamo diventerebbe, più. ne usciamo più. Comunque, ci auguriamo che la tempistica sulla realizzazione di quest'opera, appunto la mensa, la struttura di mensa scolastica, venga rispettata, come è giusto che sia, Ma perché dobbiamo rispettarla altrimenti perché tra l'altro noi, perdiamo l'opportunità. certo.